Si chiama Saluz Hernández Mora ed è una giornalista, o meglio una corrispondente di un quotidiano spagnolo che si chiama El Mundo. Ed è stata sequestrata in territorio colombiano, nella zona di El Tarra, parzialmente controllata dalla guerriglia delle LN, come reso noto dal quotidiano di Madrid. El Mundo avrebbe precisato tuttavia che il sequestro della bella giornalista sarebbe stato confermato da fonti militari. Al momento però non si hanno notizie di rivendicazioni eventuali. La corrispondente del giornale spagnolo sarebbe stata vista l'ultima volta sabato. La zona sarebbe vicino alla frontiera con il Venezuela. La vicenda sarebbe seguita in modo stretto dal ministro degli esteri di Madrid e per l'appunto. Vi ricordo che Hernández Mora ha una doppia nazionalità, colombiana ma anche di origine spagnola. Bene, questo sarebbe quanto, grazie per l'ascolto, il video termina qua, iscrivetevi, commentate.